Proprio oggi ascoltavo la televisione, vediamo che le calamità non è un problema solo di terremoti, purtroppo sta diventando un principio abbastanza diffuso di vario genere. Quindi qui con alcune slide faccio le affermazioni che poi tutti conosciamo, quindi che il paesaggio è un'evoluzione continua, dinamica rispetto alle esigenze dell'uomo che vive in quel territorio. Questa è l'idea che possiamo andare avanti perché sono abbastanza rapido. Poi cosa succede? Abbiamo avuto l'incremento di popolazione che ha messo a punto, diciamo così, un conseguente aumento di bisogni che vanno dall'alimentazione, all'energetica e quant'altro, e si è incrementato, quindi la presenza dell'uomo si è concentrata. Prima sentivo un intervento del Presidente e anche del Sindaco che parlano delle zone svantaggiate, delle zone che sono soggette ad abbandono, ma io non mi riferisco solo all'area della cratere, ma mi riferisco anche a tutte le altre aree marginali che abbiamo sul nostro territorio, quindi qui bisogna forse modificare un po' anche l'approccio di cosa si vuol fare del territorio nel suo insieme. Quindi l'uomo ha fatto, ma in che modo ha fatto e per quanto tempo, perché ogni scelta ha creato delle dinamiche di evoluzione. Se noi facciamo caso, lo sviluppo dell'agricoltura è stato soggetto che ha impattato sul territorio, nel senso che ha costretto a fare delle scelte in ordine alla capacità produttiva, quindi dissodando terreni, facendo disboscamento, per le nostre aree importantissime sono state le opere di bonifiche, sistemazione di corsi d'acqua e quindi le costruzioni di servizio. Proprio nell'ultimo pezzo qui delle costruzioni di servizi residenziali per il campo agricolo sul nostro territorio produttivo, abbiamo visto che in un secolo sono cambiate le esigenze dei fabbricati rurali, residenziali o produttivi, perché sono cambiate le condizioni del produrre, quindi che cosa produco e che cosa mi serve come ambienti per trasformare e eventualmente commercializzare. Faccio solo questa contrapposizione. Adesso di moda vedere l'agricoltura territoriale del Trentino, no? Molto legata e vicina al territorio per piccoli aspetti, per garantire grandi piccoli valori. Questa è una scelta. Noi ci siamo lanciati più sulle nostre produzioni di eccellenza, questa è stata un'altra scelta che in certi momenti, in molti momenti ci ha dato anche buoni frutti. Ma registro una cosa, torno al concetto iniziale, l'uomo si è evoluto e si è aumentato sul territorio. L'ascoltavo l'altro giorno che proprio Modena è in fase di calo di natalità, è in fase di calo di presenze. Inoltre, per quanto riguarda il comparto agricolo, gli operatori del settore sono molto anziani. Da qui si evince una domanda. Se noi non riusciamo a dare, quindi come capacità economica, quindi l'assessore Mussarelli so che ne caldeggia questo aspetto, quindi dell'innovazione, per stimolare i non giovani e possibilmente i giovani a stare su questo territorio per fare produzioni dedicate, che siano eccellenza o anche quant'altro, abbiamo perso uno scopo di ridurre quelle calamità sul territorio, perché qui parliamo della calamità del terremoto, ma le calamità delle frane che abbiamo a monte, dove le mettiamo il dissesto idrogeologico, tanto per dirne uno? Quindi scusate se io non mi sono soffermato solo sulle cratere, però quello che poi impatta, e anche qui vai pure, è una consapevolezza che dobbiamo raggiungere e condividere. Questo tavolo qui alla bioarchitettura domotica è molto importante a mio avviso, perché riesce a convergere su delle posizioni di sostenibilità tanti aspetti che noi tecnici siamo obbligati a interagire. Quindi questa tutela del territorio passa tramite noi e occorre che questa sostenibilità, parola adesso di moda, ne aggiungo un'altra, adesso di moda nel settore agricolo e vicino, la green economy, no? Tutti si riempiono la bocca di questo grande termine, ma parliamo di sostenibilità data da persone, da economie, da fasi produttive.
Io ho messo una serie di valutazioni che agiscono sulla valutazione degli ambienti, quindi sull'impatto che l'uomo ha sull'ambiente. E qui per dirne alcune, queste cinque qui, poi non entro nel merito perché poi tutte le conoscete, quindi VASBIA, SIA, IAV, valutazione di incidenza. Per dire che tutti questi sistemi di valutazione devono tener conto di una cosa sostanziale, torno a un termine che ho detto all'inizio, l'economia, l'ambito socio-economico di un territorio è in costante evoluzione, se deve crescere tutto deve convergere sulla sostenibilità di quel territorio, che deve essere la presenza dell'uomo, la presenza produttiva e la presenza dei servizi. Quindi questa consapevolezza può dare futuro, ma vuol dire che l'amministrazione deve essere accorta a dare gli strumenti economici, sostegno e interagire. Quindi anche su queste realtà del cratere, io vedo tanti agricoltori che hanno le case, che noi abbiamo un altro sistema, adesso magari poi ne parlerà il collega Pietro Capitani, sugli interventi della sismica, sui nostri fabbricati, quindi fabbricati rurali che hanno delle catene di collegamento tra i muri perimetrali e il muro spartifiamma, per dire, che hanno retto e hanno avuto una dinamica di movimento completamente diversa dai fabbricati che magari più recenti, magari hanno avuto anche lesioni inferiori, per dire. Questa consapevolezza di questo paesaggio che sta di fronte a noi, che è in continua evoluzione, deve essere continuamente tenuta sotto monitoraggio, ma non per ingessarlo e imbrigliarlo, e qui richiamo la burocrazia. Vi riporto un dato per esternare che di fronte a una scelta, prima l'ingegnere parlava di quanto si perde per produrre un progetto, ma un progetto sul verde, di verde ornamentale o cose del genere, tra autorizzazione diretta e indiretta ne prevede 34. E noi dobbiamo rispondere a un cliente, consumatore, cittadino e dargli delle garanzie in tempi ragionevoli e a costi contenuti. Quindi questo ci deve richiamare che lo sviluppo dell'attività economica deve aprirsi ai progetti anche innovativi. Io Muzzarelli lo sa, quando ci trovavamo i primi tavoli là a giugno-luglio, quando parlavamo di innovazione anche nel settore agricolo, speravo che fosse una fonte di innovazione per dare spazio a chi poteva pensare qualcosa di diverso anche in agricoltura in modo produttivo. In realtà si sta sempre concentrando più sui vincoli, quelle varie vincoli che abbiamo visto prima, piuttosto di ragionare a mente aperta sull'innovazione. Quindi nel rispetto della sostenibilità, senza ingessarsi in quei vincoli formali che non rispondono alle esigenze dello sviluppo sostenibile. E io mi fermo qui.